Marco deve rispondermi, bastardo, amo la vagina, ma dopo la fine della mia relazione odio profondamente le donne. Mandami il tuo numero su Twitch e ti chiamo. Basta. Basta rispondere. Mandami il tuo numero. Gabri, mandami il tuo numero. Sai aprire la chat? Mandami il tuo numero. Amo la vagina, ma dopo la fine delle relazioni odio profondamente le donne. Per la farina, grazie mille dell'abbonamento. Se sei donna, attenta che vieni odiata da Gabri. Ecco qua, Marco Cupidino. Mini Marco Cupidino oggi. Vergognati, non insultate, lo posso solo io. Il posto. Gabri? Gabri? Non vergognarti, io non sono mai. Tempo fa ero bello, bello violento, ormai non più. Con la gente, non più. Non spaventarti, mandami il tuo numero, ti chiamo. Parliamo del come mai odi le donne, perché capisco. Ciao Marco, come procede con il trasferimento a casa nuova? Male, sono ancora qui. Ma accadrà. Marco fa un video senza budget. Ah sì, me l'hai scritto prima. Il politicamente corretto è una cosa bella, è senza budget. In realtà no, perché devo comprare degli stock immagini, ma si parla di massimo 2-500 euro, che è letteralmente senza budget. Ti do il mio numero se vuoi, puoi chiamare me che ti spiego perché amo la fica. No, Gunkan, non mi interessano queste schifezze. Voglio parlare con Gabri. Dov'è? Gabri è fuggito? No, è ancora qua. Ci sei, Gabri underscore 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 underscore. Non spaventarti, non voglio maltrattarti. Dai, non sono uno di streamer. Non hai mai visto. Dacci sto content, infatti, come dice Megaswag. Non hai mai visto Marco Cupidino? Parlo dell'amore come farebbe una donna, in maniera razionale ed emotiva. Perché io delle donne siete frustrati? Che mi sono persa. È letteralmente. TVB. Grazie Martinella Della, che strano nome. Numero Gabri. Grazie Martinella. Ok. No. Aveva ammesso che era frustrato. Gabri? Marco? Sono Marco, ciao. Ciao Marco. Che è successo a sta tipa, dai? Allora, so di essere, cioè, piccolino perché comunque è una delle prime relazioni, no? Ma proprio quando si è piccoli il cuore colpisce più forte. Sì, lo so, è Non ridere mai. che devo piangere. Non ridere mai. Quanti Non anni devo ridere. 17. hai? Capito? E sono i momenti in cui ti prendono di più le emozioni, anche perché non le conosci. Gattoni un po' verso quello che è il tunnel del cuore. Se lo dici tu. Vaffanculo se lo dico io, è così. Vabbè, raccontami la tua storia. Boh, ma non è niente di particolare. Cioè, mi sono messo con una ragazza. Cioè, è durata un anno la relazione. Non è durata chissà così tanto. Però, per la Però. tua età restare un anno è un bel Esatto. commitment. E poi un anno in cui eravamo, cioè, letteralmente sempre insieme perché ho fatto uno sbaglio di mettermi con una mia compagna di classe. Ok, anche la mia prima fidanzatina. Era la tua prima questa qua? Seria, sì. Anche la mia prima serie era mia compagna di classe. Quindi E capisco. quindi vedendoci ogni giorno era diventata un po' così la relazione. Da che Un punto di vista? Ti po'. annoiavi? No, io no, infatti è lei che ha lasciato. Io sono ancora innamorato perso di lei. Cavolo. Praticamente eravamo sempre insieme ed è diventata un po' tossica la relazione perché, cioè, non so come spiegarti. Proprio Dimmi tossica, tossica. un episodio stupido che ti viene in mente. Tossico. Un episodio. Sì, anche scemo, per farmi un po' capire la dimensione. Non potevo parlare con altre ragazze. Ah, oh merda. Eh
sì, oppure, cioè, boh, anche io esageravo, anche io. Allora, io per lei, quando ci siamo messi insieme, cioè, dopo un po' che ci siamo sentiti, praticamente ho smesso di seguire tutte le ragazze su Instagram, no? Ma per tua volontà? Ma Esatto, che cazzo perché, fai? boh, cioè, non mi interessava più entrare su Instagram e vedere le tipe, cioè, non me ne fregava più, Ma tu capisci? seguivi le tipe per eventuali relazioni future? Questo è il motivo? No, 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 tipe nel senso per la vista, no? Per gli occhi, cioè non so se capisci. Capisco bene, ma questo sì che è tossico verso di te. Lo so. Ma ho scelto io, no? Perché non so, cioè non mi interessava più entrare e vedere, non, cioè, come i post delle tipe qualcuno di fuori, cioè capisci, non mi interessava, allora l'ho fatto. E poi qual è il problema? Che gliel'ho detto. E io, cioè, all'inizio non pretendevo lo facesse anche lei, però quando poi lei non l'ha fatto, perché, cioè, pensavo lo facesse, non l'ha fatto, ci sono stato rimasto male. Merda, bro, ma che mi stai raccontando? No, Lo no, è so, sbagliato. Quindi lo so. non è neanche una cosa sbagliata che hai fatto nei tuoi confronti, perché a mio parere non seguire più le persone perché ti metti con qualcuno è già sbagliato, perché le No, no, poi persone... l'ha fatto. No, 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 lascia che io ti spieghi un attimo una cosa, cioè perché ogni volta che si parla di una relazione sembra che è sempre unilaterale la colpa, invece già è buono che stiamo trovando le tue. Secondo me è sbagliato non seguire più la gente, perché anch'io... Anche a me non funziona più la vista, a livello di attrazione quando mi metto con qualcuno, quindi da quel punto di vista ti capisco, ma fare qualcosa di, boh, vogliamo chiamarlo cavalleresco, come non guardare più le persone, riduce quelle persone a una cosa, e quindi parla di te un po' male questa cosa qua, ma addirittura pretendere che lo fa, che lo faccia anche lei, è, boh, bro, è veramente una trappola che tu stai mettendo, a cui per forza ci si incappa. E infatti alla fine è successo. Ma boh, ma questa è proprio, cioè, la prima cosa, proprio una cosa base, cioè Però, però all'inizio sì, era per lei. farmi capire Sì, no, ho capito. la tossicità. È tutto sbagliato, bro. Sì, è partita male. E il problema qual è? Che allora, quando la gente, perché anche la gente da fuori si accorgeva, perché eravamo solo io e lei, cioè non uscivamo mai con nessun altro, proprio Merda, eravamo solo io e sì. lei. Era proprio quel Ogni buco giorno. nero. Ogni giorno, cioè dal lunedì, poi il venerdì che finiva a scuola andavo da lei, quindi stavamo anche insieme sabato e domenica, cioè tutti i giorni ci sto parlando. Un anno. E boh, ma io penso che una relazione tossica sia tossica quando le persone stiano, cioè, stanno male insieme, cioè nel senso stanno male ma continuano a stare insieme. Questa è un po' la mia Sì, visione, no? Esatto, e quindi io non la reputavo tossica perché io stavo bene con lei, cioè a me non fregava di uscire con i miei amici, non mi fregava di fare altro, cioè a me mi stava bene stare con lei, anche seduti sul divano a non fare niente, cioè capisci? e tu questa cosa qua la penseresti ancora così, tornasse lei indietro? Cioè ti basterebbe Sì, ancora? perché io ci stavo bene, cioè non, ho 17 anni ma non mi sento, cioè non sono il ragazzo che esce, va in discoteca, che esce la sera, che... Ogni volta che si Cioè. parla di uscire fuori viene usata la discoteca come esempio, no? Perché così estremo. Secondo me poi Non sta... so, cioè perché sinceramente, cioè, ti dico la verità, non ci sono mai andato io, No, no, quindi non è no, che sto posso dicendo che secondo giudicare. me, è un esempio estremo da Stupido. usare, perché sembra che fuori ci sia solo la discoteca. No, c'è anche solo la passeggiata, no? Che puoi fare anche sotto il fiume. Ti dico come la penso. Secondo me, quando alla tua età ci si butta in un buco nero di relazione, ovvero siete solamente tu e lei e il mondo no, questo parla molto di voi, secondo me anche più di te perché sei stato lasciato, ovvero questa persona qua che si accontenta di poco e in questo mondo dove non si rivede neanche tanto socialmente, visto che parli dell'andare fuori come che non ti serve, qualcosa di minuscolo però di molto intenso ti basta e t'avanza. Il problema di questo è che è una sensazione, secondo me, un po' falsa che abbiamo, quella là del non ci serve il resto. Secondo me ci serve, e ti dico perché. Perché anche se non ci piace, ci serve per capire gli altri, ci serve per adattarci a una società dove vuoi o non vuoi, ti piace o non ti piace, ci vivi dentro. Quindi sei un po' tu in difetto se non la esplori. Anche perché quando accadono cose come
Da questo buco nero qualcuno dei due cresce, soprattutto a quell'età dove ci si scopre sempre, e scopri che vuoi altre cose, ovviamente abbandoni il buco nero e chi ci è rimasto dentro dice: Porco Dio, ma perché se n'è andata? Come mai? E ti fai delle domande retoriche che in realtà trovano risposta nel modo in cui siete fatti. Quindi quello che ti consiglio, amico mio, è di intanto ripensare a come hai iniziato, mettere quei paletti là, ma soprattutto alla tua età, dove dovrebbe essere tutto un vediamo come siamo fatti, anche se va male. Non è giusto, non dovresti mettere paletti, quindi ti consiglio di pensare a questo, anche perché il risultato di questa storia che mi hai raccontato non dovrebbe per niente essere odio le donne o odio gli uomini. Dovresti solamente odiare, se vuoi proprio incanalare le tue energie da qualche parte, non ridere mai, nel tuo modo di fare, che secondo me ha carburato un po' la distruzione di quello che eravate, e non era niente di che, secondo me. Non voglio ridurre, non voglio sminuirti, però merda se c'erano tutte le carte per far andare tutto a fare in culo, non pensi? Il problema che... Allora, intanto sei stra... Cioè, non so come spiegarti, bravo a parlare, mi hai distrutto il cervello. No, 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 Quello non era il che... mio compito, però ci sono davvero tanto passato, in più, a differenza tua, quell'età là io la vivevo in una maniera molto particolare, perché io mi sono trasferito in questa scuola dove erano tutte. Oh, grazie Isabel, c'è un bacio. Eravamo tutti pochissimi maschi e poi tutte ragazze. Questa cosa a proposito di distruggere il cervello, ho distrutto il cervello. E quindi ho capito molto di più degli altri. E secondo me è interessante scoprire gli altri, anche se nella quest dello scoprire gli altri non ti diverti, e io raramente mi diverto, però provo sempre tanto interesse, e secondo me questo interesse si concretizza nel fatto che poi, quando una persona fa una cosa che tu non ti aspetti, come che ti lascia o che diventa un po' tossica, tu riuscirai a spiegartelo, e quando te lo spieghi saprai agire di conseguenza. E secondo me alla tua età è necessario ottenere queste informazioni, perché appunto sei piccolo e letteralmente tu non ne hai. Quindi credi che cose come cancellare le ragazze da Instagram sia dovuto, è addirittura carino, non lo è, ma questa cosa la sai tu, dentro di te lo sai. Quindi bro, guardati dentro e sii severo con te stesso, ma vivetela anche easy, perché può essere solamente... Non vederla come una salita, vederla come una discesa. È molto bella, secondo me, la tua età. Scopri veramente tutto. Non chiuderla, no? Non dire merda, odio le donne. Datti i pugni da solo, però non darli agli altri. C'hai ragione. Ma cioè, ti ho detto che odio le donne più per il fatto che non so come spiegarti. Cioè, in pratica la vedo come un le relazioni, no? Le vedo più come un forse era più giusto scrivere odio le relazioni. Perché in pratica c'è cioè, se è stato quest'anno io ci ho dato tutto quello che avevo, sempre, ho sempre fatto il massimo, sempre cioè non, ho cercato di dire no il più volte possibile, ho cercato di essere farla sempre contenta e alla fine alla fine si è andata lo stesso, capisci? Quindi mi sembra Però, come... mettiti nei panni di una persona che sta con qualcuno che la fa sempre contenta. Che palle, no? Che Lo so, palle. Ti faccio infatti... un altro multiverso. Multiverso in cui tu sei una tizia su Instagram. Grazie, Resticad. Ciao Ti leggo Marco, mi dopo, scusami. accondo. Grazie Dopo 6 anni di per relazione mi l'abbonamento. sono Sei una tizia dovuto su Instagram che trasferire mette per delle lavoro e foto. adesso ci E siamo magari hai lasciati nelle al amicizie sto tizio qua, ma 100%. sto tizio scompare, Dio scende nella terra, va da te e ti dice: Ciao ragazza, che metti il culo su Instagram. E lei tipo: Ciao Dio, come stai? Bene, senti, sono qua per darti una info. Quel tizio là che ti ha cancellato, ti sei chiesta come mai? Sì, ma non so perché. Ebbene, l'ha fatto perché si è messo con una. Io ci rimarrei di merda e ti reputerei un po' un coglione. Non pensi? Questo, No, no, hai perché ti ragione. racconto questo? Non per darti del coglione, ma per darti... Oh, ma hai Ma... ragione. No, perché coglione è un insulto gratis, però la vera critica è ipocrita, perché qualcuno che dice non mi piacciono le relazioni o sono difficili, però poi fai cose tu per renderle difficili. Non vedi un po' l'illogicità in questa cosa qua? Dire è difficile, odio le relazioni, ma poi la prima cosa che fai con questa persona è tagliarti il braccio, tipo sacrificare le tue conoscenze.
Cazzo, non c'è niente di bello in questo. Cioè, cosa che volevi ottenere? Una persona che diceva, oh, grazie, la cosa brutta sai cos'è? È che esistono le persone così. Tu hai avuto culo a trovare una che ti ha lasciato per come sei fatto. Perché c'è gente che ti avrebbe ringraziato per una cosa del genere. Sai che significa che ci saresti rimasto per 5 anni e non avresti capito un cazzo alla fine. Quindi, vediamoci un lato positivo, secondo me, in questa cosa. Che ne pensi? Proviamoci, cioè, per ora non ci riesco, però c'è, cioè, sicuramente hai ragione. Vinci Cioè, la chimica, bro. Vinci la chimica. Hai io la chimica. dentro ovviamente del male perché sei piccolo, però siamo muniti di un cervello e noi dobbiamo battere noi stessi, non dobbiamo fidarci di quello che sentiamo, soprattutto a quell'età. Dobbiamo metterci in dubbio e pensare alle altre miliardi di alternative. E secondo me non c'è cosa più eccitante di quella età là. Ovvero di scoprire che in realtà poteva andare in mille modi diversi, ma noi ne abbiamo scelto uno. E magari è pure sbagliato. Allora che cazzo ci lamentiamo, no? Tu aspetta, bro, aspetta. Non darti del coglione, però sii severo comunque e andrà tutto bene. Oh, lo spero, lo spero. Come si chiamava Alex? Alexa. Come si chiamava Alex, la tua ex? Ah, la mia ex. Lo dico, magari guarda, poi non so. Vabbè, dagli un nome, un nickname. Un nickname. Sì. La chiamerò. Che brutto. Pikachu. 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 Hashtag un saluto a Pikachu in chat. Saluto Pikachu. Grazie Gabri, io ti mando un bacione. Oh, grazie a te. Oh. Cioè, ti ho scritto sulla chat, pensavo mi rispondessi, mi hai chiamato, cazzo. Ma tanta gente mi scrive cose simili a quelle tue e ho detto per una volta devo essere un po' più complesso nella risposta invece di dire sei uno stupido. Perché lo sei? Però Sì, capiamo il come mai, no. è quello il po' l'importante, di capire cosa che facciamo di stupido, non tanto di farcelo dire, perché sennò la tossicità continua, giusto? Giusto. Un Ma comunque è bacio. stranissimo. Boh, un bacio a te. È stato vero strano parlare con te, cioè non sentirti. Cioè. È meglio, vero? Sei diventato più una persona vera, no? Prima eri più un. Sì. Capisci, un. Che Sì. ne so. È Sei diventata una persona vera. il motivo per cui dico a tutti quelli che mi criticano, dovreste conoscermi, fare una cena con me. Già. Boh, ti ringrazio, Marco. Ti mando un bacio, grazie Salutami Daniele, picchialo per me, va bene? a te. Ok. Grazie. Ok. Ciao. Ciao Marco, ciao. Alexa? È il motivo per cui in live sei una merda. Ehi! Quanto devo andare a donare per una telefonata terapeutica? Non faccio telefonate terapeutiche, va bene? Però parliamone, magari in un futuro facciamo